Benvenute, benvenuti, siamo in maggioranza femminile. È mio compito darvi il benvenuto anche a nome dell'Accademia dei Lincei e a nome della Scuola Normale. Siamo tutti molto contenti che queste istituzioni si facciano carico dei problemi della scuola e degli incontri appunto con gli insegnanti. Quindi grazie di essere qua, spero che questi incontri siano fruttuosi, poi ci farete sapere le vostre impressioni, le vostre domande. E volevo anche dire brevemente, dato che questo è il primo incontro legato alla letteratura italiana, l'idea che appunto con Serena, che è qua, abbiamo messo insieme. Cioè l'idea di questi incontri forse un po' diversa da quello che tradizionalmente si fa per la letteratura italiana, ma speriamo che possa essere interessante, sollecitante. Cioè l'idea, diciamo, prende un po' lo spunto da quello che ha scritto George Steiner, cioè noi abbiamo bisogno dei libri, ma anche i libri, dice, hanno bisogno di noi. Cioè diciamo che il nostro tema è il rapporto fra il libro e chi lo legge. Oggi vi parlerò appunto di questo tema da Petrarca a Tasso, facendo vedere appunto come la questione della lettura si intreccia con la questione della scrittura, cioè leggere significa anche formarsi il proprio modo di scrivere per tutti, ma naturalmente in particolare per lo scrittore. E poi diciamo avremo altri due incontri invece con gente come Ron Johnson e Giovanni Guerrieri che hanno un'esperienza diversa dalla nostra, nel senso che, come sapete, Ron Johnson lavora per il cinema, ha prodotto alcuni film ispirati a Pisa, fra l'altro, che hanno avuto molto successo, e quindi lui ci parlerà di questa particolare esperienza che è scrivere per il cinema. E poi Giovanni Guerrieri invece è il responsabile di questo gruppo teatrale pisano, I Sacchi di Sabbia, e ci parlerà quindi di scrivere per il teatro, perché naturalmente anche lo scrivere per il teatro, o scrivere diciamo per uno spettacolo, ha alle spalle un modo particolare di leggere i testi. Ricordo un bellissimo saggio di Cesare Garboli, ad esempio, no? Che diceva che chi scrive di saggistica letteraria è come un pianista, no? È come un pianista, nel senso che il pianista ha davanti a sé lo spartito, però lo può eseguire, no? In modo molto diverso. In fondo la lettura, e la lettura critica in particolare, è appunto come questo, come un pianista o diversi pianisti che appunto interpretano in modo diverso. E poi l'ultimo incontro sarà con Nadia Fusini, che parlerà dell'incontro, diciamo, con la lettura di tre donne del Novecento. Ecco, quindi vedete, è un programma diciamo molto diverso e l'idea era proprio questo, come dire, di provare un po' a vedere questo rapporto con la lettura. E allora comincio diciamo con... Ecco, questo che avete visto è il... l'avete riconosciuto sicuramente, è Jane, no? Che insegna a Tarzan a leggere. E ora volevo cominciare appunto dicendo che sono molte. Cosa succede? E poi se riusciamo a far partire il PowerPoint recupereremo le immagini. Allora, qual è il tema diciamo dell'incontro di oggi? È diciamo legato al fatto, scusate, che come sapete stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica appunto legata a internet, legata a questi strumenti che come vedete non sempre funzionano, per cui appunto c'è chi dice che siamo alla fine di un'epoca. Accomodatevi per favore. Dicevo appunto per cui si dice che siamo alla fine di un'epoca, alla fine diciamo del libro così come tradizionalmente l'abbiamo conosciuto e quindi anche saremmo almeno in un momento di crisi di quella personale esperienza che è la lettura, no? Che richiede isolamento, che richiede concentrazione, che richiede appunto un rapporto personale col libro.
E qui non so se questo sia vero, indubbiamente è difficile valutare oggi, no? Quali sono e quali saranno le conseguenze della rivoluzione che stiamo vivendo. Ma ho pensato che davanti, diciamo, a chi predica la fine di un'esperienza, poteva essere interessante ripercorrere una grande tradizione umanistica che si rifà al mondo classico, che invece ha esaltato la lettura e l'ha esaltata attraverso un tema che io oggi vi voglio proporre, cioè il tema, diciamo, del dialogo con l'autore del libro. Cioè quello che noi ripercorreremo è appunto una lunga tradizione per cui quando si legge è come se si incontrasse l'autore, come se si o l'autrice. In genere sono autori questi, perché siamo in un periodo in cui le donne tradizionalmente non possono scrivere, non hanno, diciamo, gli strumenti, no, per scrivere, per far conoscere le loro opere. Quindi, diciamo, ecco, noi ripercorreremo questo tema, questo mito, cioè il fatto, diciamo, che leggere in qualche modo vuol dire evocare l'autore, no? Parlare con l'autore, avere un dialogo con chi ha scritto il libro. E voi capite che, dato che spesso si leggono dei libri di autori che sono morti, e in particolare nel Rinascimento si leggono spesso libri classici, possiamo tradurre il nostro tema come lettura, come un dialogo coi morti. Quindi la lettura quasi come uno strumento per andare al di là della morte, no? Per fare, diciamo, rendere di nuovo presenti nel nostro mondo anche quelli che non ci sono più. Ecco, e il nostro percorso inizia con Petrarca, in particolare con le lettere di Petrarca che lui raccoglie, sono lettere in latino, e è interessante il fatto che lui pensi di mettere insieme appunto questa voluminosa raccolta di lettere dopo che nel 1345 vengono riscoperte le lettere a Attico di Cicerone. Perché è così importante questo? Perché, diciamo, il Cicerone che viene riscoperto non è il Cicerone filosofo, non è il Cicerone politico, ma è il Cicerone che parla con un amico. Ecco, anche questo tema dell'amicizia è molto importante. Quindi, diciamo, il nostro tema si sviluppa soprattutto attraverso le lettere, e sapete che adesso se ne scrivono meno, non se ne scrivono più, perché appunto abbiamo la mail, no? Però, diciamo, la lettera in genere è stata considerata come un sostituto del dialogo, no? È come appunto un amico, una persona amata, diciamo, che non è accanto a noi, allora la lettera in qualche modo rende presente, no, questa persona. Ed è interessante quindi che questo tema della lettura appunto come dialogo in genere venga affidato dalle lettere e venga affidato pure ad esempio a un dialogo, no? Ecco, Petrarca quindi, rifacendosi a Cicerone, rilancia appunto questo modello della lettera familiare. Io direi che adesso però continuiamo con questa parte, perché sennò ci si distrae e poi dopo alla fine magari cerchiamo di recuperare le immagini. Leggendo appunto Petrarca, vediamo che lui spesso si rappresenta come un lettore appassionato, no? Lui dice: io sono librorum avidum, cioè sono avido di libri, non me ne bastano mai abbastanza, non ne ho mai abbastanza, non mi bastano mai. E c'è una lettera a Boccaccio in cui Boccaccio è preoccupato perché c'è stato un predicatore, Pietro da Siena, di quelli che andavano in giro per le piazze profetizzando la fine del mondo, e aveva detto questo predicatore che Cristo gli era comparso e gli aveva detto di dire a Petrarca e Boccaccio, cioè i due più grandi scrittori dell'epoca, che dovevano dedicarsi soltanto alle pratiche religiose, se no sarebbero finite male. Allora, Boccaccio, insomma, è molto preoccupato, no, di questo messaggio. Petrarca gli scrive questa lettera in cui lo convince del fatto che, insomma, non è così attendibile quello che questo predicatore dice. E poi gli dice: però guarda, se tu, insomma, sei così preoccupato, dammi pure i tuoi libri, che li tengo io. Quindi, diciamo, è interessante il fatto di vedere come appunto questo amore per i libri sia più forte anche dei timori, no, religiosi. E poi, diciamo, abbiamo molti altri passi, io ve ne ricorderò solo qualcuno, ecco, dove Petrarca dice che
il piacere, no? Il piacere che i libri danno è un piacere molto particolare. Cioè è un piacere che è più forte di quello che danno i beni materiali, l'oro, l'argento, i bei vestiti. Perché, e qui cito, i libri ci offrono un godimento molto profondo, ci parlano, ci danno consigli e ci si congiungono, vorrei dire, con una viva e arguta familiarità. E che qui viene fuori proprio il nostro tema. Perché il piacere che danno i libri è particolare? Perché i libri ci parlano e diventano quasi nostri amici. Fra l'altro un mio studente proprio stamattina mi ha mandato un passo di Montale in cui anche lui parla, no, dei libri come amici. Evidentemente avendo sentito che sono appassionata a questo tema mi ha gentilmente segnalato questo per dire, diciamo, che noi stiamo parlando di Petrarca e Petrarca a sua volta era influenzato da Seneca, però è una tradizione molto, molto ricca, diciamo, questa, che va al di là, no, anche dei secoli di cui ci occupiamo. E voi sapete che, a proposito di questa idea dei libri che parlano con noi, no? Che diventano quasi nostri amici, c'è un passo famoso del Fedro di Platone in cui c'è la rappresentazione appunto di questo faraone egizio a cui Teut, l'inventore della scrittura, appunto presenta la sua invenzione. E il re cosa dice? Ah, ma è una bruttissima invenzione la tua, perché d'ora in poi ci si affiderà alla parola scritta, non alla sapienza interiore. E la parola non parla, non si può dialogare, no, con qualcosa, quindi è come qualcosa di morto, di artificiale. Ecco, questo è un testo su cui, diciamo, moltissimi filosofi anche hanno scritto, non so, Derrida, molti altri. Però, diciamo, è interessante il fatto che Platone, anche se scrive, perché lui scrive i dialoghi, appunto interpreta questo problema che in fondo anche noi viviamo, no? Cioè, ogni volta che c'è una trasformazione tecnologica, e la scrittura è stata una grande trasformazione tecnologica, si suscitano anche giustamente dei problemi, no? Delle difficoltà. Ecco, e allora a me sembra che tutta questa tradizione che oggi noi stiamo ripercorrendo sia un po' una risposta anche a questa paura. C'è la paura del fatto che la scrittura, il libro, sia qualcosa di morto, di artificiale, che non parla. No, appunto, la messa in scena, no, di tutto quello che stiamo vedendo è invece l'idea che anche il libro parla, no? Anche il libro parla, è qualcosa di vivo quando noi lo leggiamo. Per questo dicevo prima che giustamente Steiner dice noi abbiamo bisogno dei libri, ma anche i libri hanno bisogno di noi, no? Proprio per essere di nuovo vivi, diciamo. Ora, che cosa è interessante in Petrarca? Petrarca, in questo senso veramente, inizia quella che è la rivoluzione umanistica, nel senso che si leggevano naturalmente, come sapete, i libri degli antichi, anche del Medioevo, anche prima, diciamo, ma cosa cambia in Petrarca? In Petrarca cambia il fatto che lui parla con gli antichi da pari a pari, cioè gli antichi non sono più delle autorità superiori, e lui, diciamo, appunto, parla come un amico, da pari a pari, e addirittura scriverà un libro, l'ultimo delle Familiaris, appunto, in cui indirizza delle lettere a Cicerone, a Quintiliano, anche criticandoli. Quindi, appunto, vedete, è un rapporto molto vivo, ma anche molto moderno in un certo senso. Ma, e qui vengo al secondo punto, diciamo, del nostro percorso. Perché i libri ci parlano? Perché appunto i libri possono diventare degli amici? Ecco, e qui, anche qui c'è un passo di Petrarca da cui vorrei partire, in cui dice che Boccaccio gentilmente, mentre lui, Petrarca, era in viaggio verso Roma, gli ha mandato prima dei suoi versi e poi si è presentato lui. Allora lui dice, tu hai voluto mostrarmi prima l'aspetto del tuo animo che non quello del tuo viso. Cioè tu mi hai mandato una tua opera, in questo caso delle poesie, e quindi mi hai fatto vedere il tuo animo prima di farmi vedere il tuo volto, no? Il tuo aspetto fisico. E qui veniamo veramente al punto centrale del nostro tema. Cioè perché i libri parlano? Perché il libro, e anche qui è un vecchissimo topos della cultura occidentale, il libro è lo specchio dell'anima. Cioè Boccaccio che manda una sua opera è come se facesse vedere a Petrarca la sua anima, no? La sua interiorità.
Naturalmente noi sappiamo che le cose possono essere anche più complicate, perché spesso diciamo c'è una dimensione di artificio, no, di finzione nel testo. Ecco, questa idea dello specchio dell'anima è in fondo un mito di trasparenza radicale, cioè nel senso che attraverso lo scritto diciamo si può vedere, no, l'anima di chi l'ha fatto. Sappiamo che le cose sono più complicate, diciamo, però è molto interessante ripercorrere questa idea, no? Anche se naturalmente può essere un'idea un po' mitica, però che rende, ecco, un aspetto del fascino del libro, no? Del rapporto che noi creiamo appunto con chi l'ha scritto. In Petrarca poi vi sono molti altri passi molto belli, anche per quanto riguarda la biblioteca sua. Voi sapete che lui ama chiudersi a Valchiusa, no? Ama chiudersi a Valchiusa. E qui vi risparmio le citazioni perché ve le avevo preparate da leggere, ma insomma fate più fatica a seguirle, ma cercherò di riassumerle. Per darvi un'idea, no, di come lui dice, sostanzialmente dice: io sono andato a Valchiusa perché mi ero stufato di tutte le grane della città, e dice: mi è sembrato che Cicerone si rallegrasse e fosse desideroso di stare con me. Passammo insieme là 10 giorni davvero tranquilli e liberi. Il mio compagno aveva portato con sé innumerevoli uomini illustri ed egregi, ad esempio Attico Terenio, suo fratello Quinto Cicerone e così via. Cosa succede? Cioè, cosa fa Petrarca? Petrarca porta con sé i manoscritti di Cicerone, no? Però nel momento in cui li apre, li legge, è come se facesse una evocazione, no? È come se a Valchiusa avesse portato non solo il codice, ma Cicerone stesso. Non solo appunto i dialoghi, no, di Cicerone, ma i protagonisti. È come una specie di evocazione, no? Come una specie di evocazione. E poi, diciamo, un altro tema legato a questo, diciamo che a questo che potremmo chiamare il fascino, il mito della biblioteca. La biblioteca cosa permette? Permette appunto di dialogare, come dice Petrarca in un altro passo, con molti amici segreti che vengono da tutte le parti del mondo e da ogni età. Cioè, diciamo che, appunto, dicevo prima, il fatto di poter dialogare con gli autori è come un andare al di là della morte, no? Come vincere le barriere del tempo. E così, appunto, la biblioteca diventa una specie di luogo magico. Perché? Perché, appunto, ci sono, no, autori di diversi tempi, di diversi luoghi. Ecco, e quindi la biblioteca diventa la patria ideale, no? Diventa la nuova villa di Arpino, diventa la nuova Atene, diventa la nuova Roma. Quindi questo, diciamo, sono solo alcuni degli esempi di come appunto in Petrarca è molto forte questo tema, no? Cioè leggere gli antichi vuol dire farli rivivere, vuol dire dialogare con loro. E vuol dire anche staccarsi da un mondo che non gli piace. Ecco, questo è un altro aspetto. Voi ricorderete che Petrarca era nato in esilio, no? Perché il padre era ad Avignone. E lui costruisce intorno a questo dato biografico una specie di mito. Cioè, lui si sente non solo nato in esilio, ma si sente in esilio dal suo tempo. E questo, diciamo, è un altro tema che spesso ricorre nei testi che vediamo. Cioè, ad esempio, lui scrive, quindi, come dire, dato che si sente, almeno dice, a disagio nel presente, cosa fa? Studia il passato e scrive ai posteri, no? Quindi, diciamo, scrive a Cicerone, scrive a Virgilio, scrive a Quintiliano e poi scrive una lettera a posteritati, cioè a noi, no? A noi che siamo i posteri. E dice, fra le tante attività mi dedicai singolarmente a conoscere il mondo antico, giacché questa età presente a me è sempre dispiaciuta. Tanto che se l'affetto per i miei cari non mi indirizzasse diversamente, sempre avrei preferito d'essere nato in qualunque altra età. E questa mi sono sforzato di dimenticarla, sempre inserendomi spiritualmente in altre. Quindi qui veniamo a un altro punto, diciamo, nel nostro discorso. Perché c'è bisogno di avere questo, appunto, rapporto con gli antichi, no? Questo dialogo con i libri? Perché non ci si riconosce nel mondo in cui si vive. Quindi, diciamo, Petrarca, appunto, dice se appunto non fossi legato da affetti ad alcune persone, io vorrei proprio non averci niente a che fare, no? Col presente.
E quindi potremmo dire una forma di evasione anche questo, no? Una forma di evasione, una forma, diciamo, sì, di ricerca di un mondo alternativo a quello in cui si vive. Per Petrarca, così come per molti altri autori, leggere è fondamentale per poter scrivere bene. Per poter scrivere bene, no? Ci sono una serie di lettere su questo, sul fatto che bisogna, come dire, leggere anche interiorizzando quello che si legge, no? Per cui quando si scriverà bisognerà fare come le api, no? Le quali distillano appunto il miele da diversi fiori e poi lo rielaborano. Quindi diciamo, in Petrarca c'è tutta una lunga riflessione sul rapporto appunto fra lettura e scrittura. E ci sono dei passi piuttosto divertenti in cui dice: dato che quello che io scrivo è frutto di un lungo lavoro, no? Alle spalle letture, impegno e così via, io voglio da chi mi legge una, come dire, altrettanto impegno. E questo potrebbe valere anche per noi che insegniamo, no? Dato che ci costa insegnare, vogliamo, diciamo, da chi ci ascolta altrettanto impegno. Lui ad esempio dice: io voglio che il mio lettore, chiunque egli sia, pensi solo a me e non stia a pensare alle nozze della figlia, alle notti che ha passato con l'amante, alle trame dei suoi nemici, alla terra o ai soldi. E almeno mentre legge, voglio che sia solo con me. Quindi, diciamo, è un patto col lettore, no? È un patto col lettore nel senso appunto che richiede a chi legge, come dire, una dedizione totale, no? Non deve essere distratto da altri pensieri, da altri ricordi. Un'ultima osservazione vorrei fare a proposito appunto di Petrarca. Petrarca, avete visto, descrive, no? Questo quando lui va a Valchiusa, che Cicerone è contento di andare con lui. Fa una specie di evocazione teatrale, diciamo, no? Degli autori che gli sono cari. E potremmo dire una specie di evocazione negromantica, cioè questi sono morti, però lui appunto li rende vivi. E ok, noi possiamo pensare, vabbè, questa è una metafora, no? Che ci viene in mente, una specie di evocazione negromantica. Ma la cosa divertente è che c'è una lettera in cui Petrarca racconta del fatto che lui è sempre stato molto contrario alle pratiche superstiziose, alla magia, alla divinazione. Eppure c'è stato un frate che l'ha accusato di essere un mago. E dice: perché mi ha accusato di essere un mago? Perché parlo con Virgilio e con Cicerone. Cioè, in un certo senso, diciamo, questo censore, no? Ci aveva preceduto, ma anche ci dà ragione. Cioè, aveva preso alla lettera, no? Queste che sono delle bellissime metafore. Cicerone è venuto con me. E quindi, diciamo, ha preso la lettera e ha accusato, appunto, Petrarca di essere un mago. Allora, questo, diciamo, per ricordare solo alcuni momenti in cui appunto Petrarca contribuisce fortemente a creare questo tema, no? Del dialogo con gli antichi, un dialogo pari pari, in cui la lettura crea la scrittura, no? Perché appunto poi nella scrittura si rielaborerà quello che si è letto. Tutta questa elaborazione di Petrarca è molto importante per l'umanesimo, cioè dobbiamo ricordare che Petrarca è molto importante non solo per la cultura italiana ma per la cultura europea. Ho detto che le lettere appunto sono scritte in latino e il latino era allora una lingua internazionale. Quindi diciamo svolge una funzione molto importante proprio per l'umanesimo, quindi la nuova cultura. A proposito dell'umanesimo, vorrei ricordare un aspetto, diciamo, che secondo me si lega al nostro tema. Cioè, voi sapete che una delle caratteristiche degli umanisti è andare alla ricerca, no, dei vecchi manoscritti e fare un lavoro filologico. Cioè non solo andare, non so, nei monasteri dove magari appunto erano stati abbandonati dei manoscritti classici, ma anche poi fare un lavoro di restauro del testo, no? Un grosso lavoro filologico, cioè diciamo quello che caratterizza la cultura umanistica. Cioè questo impegno, tra virgolette, scientifico, cioè l'idea che questi testi antichi erano stati via via trascritti con degli errori e bisognava fare un lavoro filologico, no, per
per riportarli alla loro vera natura. E c'è una lettera molto bella, famosissima, del 1416 di Poggio Bracciolini, che appunto è uno, come sapete, degli umanisti più famosi, il quale scrive a Guarino Veronese e racconta come in un convento ha riscoperto Quintiliano. Quintiliano, accanto a Cicerone, l'altro grande maestro di retorica, di cui si conosceva solo una parte, no, delle istituzioni, cioè solo una parte della sua opera retorica, per di più ridotto male. Perché parlo di questa lettera? Perché è una lettera bellissima. Cioè, Bracciolini non è che dice io finalmente in questa cella di questo monastero ho trovato il manoscritto, no. Dice, ho trovato Quintiliano che era ridotto malissimo, ferito, straziato, mi veniva in mente l'abate Faria, no? Del Conte di Montecristo. C'era un corpo ridotto malissimo, con questi ignoranti di suoi carcerieri, no? Che lo tenevano lì in quelle circostanze. Ecco, perché ricordo questa lettera famosa? Perché mi sembra molto importante il fatto che il manoscritto antico, il manoscritto di Quintiliano, no? Che si desiderava ritrovare, perché l'eloquenza, sapete, è importantissima per questa cultura. Quindi, diciamo, questo oggetto del desiderio, no? Che era il manoscritto, diventa un corpo, cioè diventa Quintiliano. E l'idea è che, appunto, attraverso il lavoro filologico, questo corpo sarà guarito, questo corpo sarà in qualche modo ricostruito. E in questo modo, appunto, Quintiliano potrà parlare con chi lo legge. Quindi, diciamo, questo tema, in un certo senso, della resurrezione degli antichi, passa attraverso la filologia e è, appunto, molto importante per il nostro tema, perché si potrà così dialogare con gli antichi perché saranno stati fatti, in un certo senso, risorgere. Ora, quindi capiamo benissimo perché in molti testi degli umanisti, quindi, troviamo non solo questa idea della resurrezione proprio, no? C'è il mito di Asclepio, voi sapete Asclepio sarebbe stato il dio della medicina, il quale mette insieme il corpo di Ippolito che era stato lacerato dai cavalli, lo rimette insieme e lo fa rinascere. E così questo è un altro grande mito dell'umanesimo. Così loro rimettono insieme i frammenti lacerati, dispersi dell'antichità e così rendono presente gli antichi e così la lettura potrà diventare, appunto, no, un dialogo con loro. Poi diciamo c'è un passo su cui ora non mi fermo, diciamo, però ad esempio anche in Alberti, no, in Alberti c'è un dialogo che si chiama il Teogenio, in cui si rappresenta appunto un personaggio che è stato molto ricco e potente, che adesso invece vive in povertà e solitudine, ma dice in realtà non sono né povero né solo perché dialogo con i libri, i quali mi rispondono e così via. Perché ho ricordato questo passo? Perché in questo passo di Alberti non solo, come dire, abbiamo una riprova di come il nostro tema, no, fosse diffuso, ma anche c'è un particolare che dice che la sera, no, la sera lui si mette lì e appunto parlano con i suoi libri. E questo particolare della sera naturalmente ci fa venire in mente la famosissima, splendida lettera di Machiavelli al Vettori del 1513, che tutti noi abbiamo letto già dalla scuola e che spero continuiate a leggere ai vostri studenti, che è veramente, come dire, una lettera straordinaria da tanti punti di vista, ma anche dal nostro punto di vista. E ve la ricordate tutti, ma insomma leggo brevemente alcuni passi. Venuta la sera, mi ritorno in casa, entro nel mio scrittoio e in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali. E rivestito condecentemente, entro nelle antiche corte degli antichi uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni e quelli per la loro umanità mi rispondono. E non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. È veramente una celebrazione splendida del nostro tema. Tutto mi trasferisco in loro
e perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere e lo aver inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale e composto un opuscolo dei Principativus. Cioè veramente, diciamo, io sono un po' partita da qui, ecco, perché questa è la testimonianza più straordinaria. Fra l'altro mi ha sempre colpito il fatto che qui, con uno stile che è tutto suo, no? Con questa sintassi volutamente sgangherata, con questo misto di volgare e di latino, quindi con uno stile anticlassicista, in realtà Machiavelli dà la più splendida versione di un tema che era quanto mai legato al classicismo, no? Quindi insomma anche questo è molto interessante. Quindi cosa dire, diciamo, di questo passo? Beh, intanto che, come sapete, tutta la lettera è giocata su una contrapposizione, perché all'inizio, no, c'è il mondo esterno, c'è il mondo dell'osteria, c'è il mondo della campagna, c'è il mondo in cui lui si ingaglioffa, no? Vi ricordate? E poi dopo invece c'è il mondo della sera, il mondo della solitudine, del dialogo appunto con gli antichi. E è stato anche notato che i due momenti, quindi l'esterno, la luce, no? L'ingaglioffamento e invece appunto la sera, la solitudine e così via, sono caratterizzati anche da due tipi diversi proprio di libri, di lettura, perché lui dice che quando è in campagna, no, legge i poeti d'amore e, come dire, si riconosce, no, in loro, come dire, proietta le sue vicende amorose in quello che legge. E possiamo immaginare che fossero dei libri piccoli, dei libri in ottavo, diciamo, perché se no non se li poteva portare dietro. Invece quando dice che va nel suo studio, no, e dialoga con i grandi, allora probabilmente possiamo pensare a dei libri in folio, e quindi siamo, oppure insomma a formato più grande. Quindi è molto interessante anche perché vediamo dal vivo, no, due tipi diversi di libri, due formati diversi di libri. E due fermate diverse di lettura, due modelli diversi di lettura. C'è il modello, diciamo, per cui ci si proietta nelle vicende amorose, no? Dei libri appunto d'amore, delle poesie d'amore. E poi invece c'è il momento appunto dell'incontro con i grandi, no? Con gli antichi, e è straordinario. Poi vedete addirittura non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, no? È una celebrazione veramente straordinaria. Tutto mi trasferisco in loro. Cioè veramente un altro mondo, no? in cui lui va. È molto interessante, anche su questo ora non ci fermiamo, però è interessante se noi leggiamo questa lettera di Machiavelli esattamente accanto alla lettera che Vettori gli ha mandato, perché la lettera di Machiavelli è anche un puntuale rovesciamento di quella del Vettori. Il Vettori era questo suo amico fiorentino che stava alla corte papale e a cui Machiavelli aveva chiesto aiuto. E il Vettori o non glielo può dare o non ha molta voglia di darglielo. E quindi la lettera di Vettori a cui Machiavelli risponde è veramente, come dire, dall'alto in basso, nel senso che Vettori dice sì, sono qui, faccio l'ambasciatore, vedo qualche cardinale, ma insomma, leggo un po' di libri e da questi libri di storie antiche vedo che Roma ne ha passate di tutti i colori nell'antichità, per cui anche adesso è abituata a tutto. Cosa fa Machiavelli? Machiavelli rovescia tutto. Dice, io sono qui in campagna, in esilio, mi ingaglioffo, vado all'osteria, poi però, no, leggo i libri degli antichi, i quali mi rispondono e ho scritto il Principe. Quindi diciamo è molto interessante proprio anche vedere che la lettera di Machiavelli, vi dicevo, è anche un puntuale rovesciamento, no, di quello che gli aveva scritto l'amico. Quando lui dice, appunto, quando Machiavelli dice che va appunto nella sua biblioteca e parla con gli antichi, possiamo anche immaginare che ci fosse nella biblioteca, ci fossero anche dei ritratti, no, degli antichi, degli scrittori, perché questo è un altro punto importante. Ora non posso farvi vedere niente, ma vediamo dopo se riusciamo a recuperare qualche immagine. Cioè, già nella tradizione classica, quindi già in Seneca, no, c'è, diciamo, questo tema del rapporto fra la lettera e il ritratto. Cioè, la lettera, lo scritto, è il ritratto dell'anima, no? Il ritratto fisico è il ritratto esteriore. Quindi, diciamo,
c'è tutta una tradizione per cui il, come dire, la lettera, lo scritto è superiore all'immagine, no? Così come appunto l'interiorità è superiore all'esteriorità. Ecco, però c'è anche, come dire, l'idea che il ritratto di un autore aiuta a vederlo, tra virgolette, no? Quindi aiuta ad avere un dialogo con questo autore. E se riusciamo a vedere le immagini, è molto interessante vedere, ad esempio, lo studiolo di Federico da Montefeltro, no? Che comprendeva anche le sue, la sua biblioteca, i suoi codici, in cui avevamo, perché i ritratti sono stati separati, gli sciagurati eredi li hanno venduti in parte alla Francia, avevamo una serie strepitosa appunto di ritratti di antichi e moderni scrittori che veramente sembra che parlino, no? Sembra che parlino. Quindi appunto possiamo capire, diciamo, che anche i ritratti degli studioli nelle biblioteche aiutavano, tra virgolette, a vedere, no, l'autore. Ci sono dei passi molto belli in cui si dice: desideriamo tanto vedere Omero, ad esempio, e poi, dato che non abbiamo nessun ritratto di Omero, se lo sono inventati. Così come, no, si sono inventati, non so, delle lettere di Shakespeare, no? Diciamo, a volte anche i falsi vengono incontro a questo desiderio appunto di vedere l'autore, no? Di dargli, diciamo, una qualche dimensione anche più biografica. E pensavo che in fondo buona parte del successo anche dei vari festival di letteratura oggi, no, sono legati anche al desiderio di vedere l'autore, no? Di vedere l'autore. Ecco, quindi volevo appunto dire questo, cioè che questa tradizione che stiamo vedendo ha a che fare anche con i ritratti, cioè col fatto che spesso nelle biblioteche, no, ci sono i ritratti degli antichi. Per concludere almeno questo percorso, volevo dire che questa tradizione quindi esalta il piacere della lettura, no? Esalta questa idea, diciamo, che ci si incontra con gli autori. E ci sono dei passi molto belli, ad esempio in Erasmo, che sono anche passi molto moderni, nel senso che Erasmo dice: perché mi piace un autore più di un altro? Perché riconosco una qualche segreta affinità in questo autore. Cioè, questa idea molto giusta e molto moderna, per cui, diciamo, il dialogo con l'altro, quindi la lettura, è anche un modo per riconoscere noi stessi, no? È anche, diciamo, un modo per specchiarsi in questo che leggiamo. E Erasmo dice questo perché è in polemica contro quello che lui chiama i ciceroniani romani, cioè contro chi allora voleva, diciamo, imporre un unico modello, in questo caso Cicerone, no, per chi scriveva in latino. E lui dice: ma la natura ha voluto appunto che lo scritto fosse uno specchio dell'anima, no? Quel vecchio topos che abbiamo visto. Ma se io, diciamo, non scrivo assecondando la mia natura, ma imitando pedissequamente un altro, io imbroglio, no? Cioè, tolgo quindi al lettore quel piacere che sarà riconoscere in me una segreta affinità. Cioè, non so se rendo l'idea. Cioè, l'idea è che esiste un patto col lettore, per cui appunto il bello, il fascino della lettura è la possibilità di riconoscersi in chi si legge. Però se chi scrive imbroglia, nel senso che non si presenta così com'è, ma appunto imita pedissequamente qualcun altro, allora lo specchio diventa menzognero, no? Dice Erasmo. Quindi questo per dire appunto che anche in questa tradizione c'è molto forte la consapevolezza del fatto che appunto la lettura è anche un modo per riconoscere noi stessi, no? Nei gusti, diciamo, che abbiamo nella lettura, è anche un modo appunto per riconoscere, sì, il nostro animo, in fondo, per rispecchiarci in quello che leggiamo. E volevo concludere invece, diciamo, con un esempio che è legato a Tasso e che, come dire, è un esempio che sottolinea anche i rischi della lettura, no? C'è un dialogo di Tasso, appunto, in Alpiglio II, in cui a un certo punto si dice: beh, ma ad esempio tu quando leggi Petrarca, sei, diciamo, come invaso dei suoi amori, no? Come invaso dalle passioni
che tu leggi. Perché? Perché diciamo, quello che tu leggi si imprime sulla immaginazione, che dice Tasso è un senso interno, cioè è una parte, una facoltà molto profonda, diciamo. E quindi è pericoloso, diciamo, quindi è pericoloso. Ora, naturalmente, Tasso poi, diciamo, ridimensiona questo, però volevo appunto finire con questo, perché l'altro versante di questo tema che abbiamo visto, cioè l'idea della lettura come un'esperienza così forte, no? Così viva, un'esperienza in cui addirittura si dialoga con chi ha scritto il testo, un'esperienza in cui in qualche modo si riconosce se stessi, no? Ci si rispecchia, diciamo. Beh, evidentemente può suscitare anche dei rischi, cioè questa forte immedesimazione. E mi veniva in mente che questo che Tasso dice, così molto di sfuggita, cioè il rischio di essere in qualche modo troppo presi, no? Ad esempio dalle vicende amorose che si leggono, come voi sapete, poi diventerà veramente un topos, cioè è pericoloso soprattutto per le ragazze, no? leggere i romanzi. Quindi diciamo, come dire, io mi fermo qui, ma sicuramente sarebbe interessante anche ricostruire, no? quest'altra vicenda. Quindi appunto penso che sia molto interessante vedere come in fondo tutta questa tradizione, che sottolinea il fascino della lettura, come dire, in qualche modo mette in guardia, no? Anche contro i rischi che ci possono essere. Grazie, mi fermerei qua. Allora, io direi se intanto ci sono delle domande e proviamo a vedere se riusciamo a farvi vedere. Com'è? Sì. Ci sono domande, osservazioni? I ragazzi leggono intanto? No? Beh, meglio che niente. Come? Qualcuno per passione, ma sono casi rari. Che comunque tirano su. Sì. Si fanno sentire utili. Ecco, ma voi pensate che questo sia, come dire, anche prima succedeva oppure succede di più adesso per via di internet? Succede di più? Prego. Sì. Ah. Questo è molto interessante, diciamo così. Quindi diciamo c'è il non interesse, la non capacità a seguire, no? A seguire un tempo, diciamo, no? A seguire, sì. Nel nostro liceo abbiamo da 2 anni un club di lettura. Oh, brave. Di liceo di dove? Di dove? Ah, Follonica. Magari vuol prendere. Sono 2 anni, ci incontriamo una volta al mese e per esempio quest'anno lo facciamo addirittura per sorteggio, la scelta del libro, ognuno dei partecipanti del club mette ciò che vorrebbe leggere gli altri e vorrebbe che gli altri leggessero e poi si sorteggia e quindi si sorteggia abbiamo il libro. Sì, si sorteggia il libro.
E poi tutti lo leggono e all'incontro successivo cerchiamo di trovare delle pagine che hanno colpito particolarmente. C'è una presentazione o da parte dell'insegnante o da parte appunto dei ragazzi stessi. E l'anno scorso ci siamo dedicati più che altro a, diciamo, un po' dei classici, nel senso che siamo partiti da Il giovane Holden. Poi abbiamo letto Il grande Gatsby, Picnic at Hanging Rocks, On the Road di Jack Kerouac e l'ultimo un autore di Follonica. Però ecco, ragazzi, veramente sono assolutamente, cioè sono pochi, perché voglio dire sono una quindicina di persone su un istituto che saranno 600 più o meno, anche di più, però cioè, c'è la soddisfazione che cioè, lo fanno con molto amore, insomma, veramente, e vengono fuori delle discussioni anche molto molto interessanti, quindi è veramente, cioè magari si parte da delle esperienze ridotte, però cerchiamo di andare avanti, insomma. Grazie, cioè, diciamo in fondo credo, no, che questa esperienza, grazie di averci ricordato, è in fondo, come dire, la riproposizione del dialogo, no? Del fatto appunto che invece di essere un dialogo in qualche modo solitario col libro diventa appunto un dialogo con altre persone. Prego, vuoi dare una... Dai il... Prego. Mentre lei parlava mi veniva in mente perché leggere i classici di Calvino. Mi chiedevo, dopo Tasso, visto che è partita da Petrarca, arrivata a Tasso in questo excursus storico, quali altri autori sceglierebbe per collegarsi a Calvino nel dialogo con i classici? Ma intanto, secondo ad esempio, Leopardi sicuramente, no? E poi, sì... Poi Calvino è straordinario, no? Sia diciamo per gli saggi, sia se Una notte d'inverno, Un viaggiatore. Sì, sì. E poi, come sempre capita, appunto io ho cominciato partendo da Machiavelli, andando indietro, e poi in realtà ci sono tantissimi altri autori, no? In cui via via si ritrovano questi temi. E sì, poi, non so, c'è tutta una bella letteratura anche sulla biblioteca, c'è Walter Benjamin, ad esempio, no? Che ha scritto delle cose molto belle proprio appunto sulla biblioteca. E poi, beh, Borges, la biblioteca di Vavele. E poi c'è questo che è stato un allievo di Borges, Alberto Mangel, che ha scritto Manguel, Alberto Mangel, che ha scritto molto sulla lettura. Ha scritto, non so, La storia della lettura, e poi ha scritto anche un libro che non hanno ancora tradotto in italiano, che si chiama Curiosità, che è bellissimo perché, come dire, lui racconta, no, i vari momenti della sua vita personale. Poi lui è uno che ha vissuto appunto a Buenos Aires, a Tel Aviv, a Milano, perché lavorava con Franco Maria Ricci, in Canada, cioè uno che ha vissuto un po' dappertutto. E allora, diciamo, lui cosa fa? Ricostruisce diversi momenti della sua vita parlando anche delle letture, no? Che in quei momenti... Quindi, e poi ha scritto Il computer di Sant'Agostino, cioè è uno molto interessante anche da questo punto di vista. Quindi sì, sicuramente lui è Borges, direi. Ma insomma Calvino resta sempre molto stimolante, eh? No, ma appunto questa idea dei gruppi di lettura anche è molto, non so, diciamo che fra l'altro è un'altra cosa che io pensavo, no? È anche che forse nel mondo anglosassone più che da noi c'è anche la lettura fatta a alta voce, no? Fatta insieme, che anche quella è importante. Noi qui l'anno scorso, dato che fra l'altro era il quinto centenario dell'Orlando Furioso, abbiamo organizzato, su iniziativa degli studenti fra l'altro, una lettura integrale dell'Orlando Furioso, che non era male perché non è breve, diciamo, non è facile.
Però quella anche è stata una bellissima esperienza, nel senso che ci siamo rivolti prima ai nostri studenti, ma poi anche, diciamo, a altre persone. E non so, solo mi ricordo quanta gente è venuta, più di 300 mi sembra, vero? Più di 300. Ed è stata un'esperienza veramente entusiasmante, perché certo l'Orlando Furioso non è semplice. Ecco, forse quindi anche questa, sì, penso che l'idea... Avete fatto? Bravissime, bravissime. L'introduzione fatta da una spiegazione, un breve commento fatto dagli insegnanti e alcuni ragazzi che leggevano le varie ottave, quanti erano? Sì. 5 o 6, erano? No, forse di più. Sì. Comunque, e abbiamo fatto anche quello, ci abbiamo provato invitando il pubblico che è stato abbastanza ridotto. Perché insomma nella biblioteca della scuola è venuto qualche genitore, qualche altro professore, però ecco, ci abbiamo provato insomma anche a far quello. Tra l'altro appunto noi abbiamo un sito che si chiama furioso16.it, scusate, dove trovate anche del materiale video sul Furioso, che se volete lo potete usare. Furioso 16, perché è la prima edizione uscita del 16, quindi furioso16.it, vero? È così. Sì, col numero, ecco, e lì trovate molto, abbiamo prodotto appunto per il centenario vari video, che quindi magari anche per i ragazzi possono funzionare. Prego. No, vabbè, ma... Visto che, allora, visto che non funzionano i metodi, almeno il microfono. No, volevo dire funziona. Che io quest'anno ho sperimentato, insegno in un liceo scientifico, una tecnica di lettura così che si chiama tweet letteratura. In pratica abbiamo letto il Fu Mattia Pascal di Pirandello, trasformando ogni capitolo in un tweet. E può sembrare chiaramente, insomma, anch'io ero un po' lì per lì, no? Perché è un discorso nazionale, cioè un'organizzazione. Però appunto mi sembrava più adatto a una scuola magari primaria, insomma, oppure alle medie. In realtà l'ho fatto con una seconda liceo e ora abbiamo finito e ho appunto cercato anche un resoconto dal punto di vista dei ragazzi. E ragazzi si sono entusiasmati. Devo dire che è una cosa che ci ha portato via, è chiaro, molto più tempo che non dire leggete il libro, perché ogni capitolo abbiamo fatto riassunto, abbiamo scelto i tweet migliori e poi li abbiamo dovuti mettere nella rete, insomma ci ha portato via del tempo. Appunto, in una seconda si può fare, magari andando avanti no, però è stato un modo sicuramente diverso, perché il Fu Mattia Pascal io lo do sempre da leggere, diverso di avvicinarli ad un classico poi ormai, no? La lettura, perché ecco, io volevo dire, questo mi ha fatto capire che effettivamente dobbiamo trovare noi dei modi diversi, cioè delle strategie di avvicinarsi, perché poi in realtà la scuola ora ha una funzione maggiore rispetto al passato proprio in questo, cioè nell'abituarli a leggere, perché loro, parlavo appunto l'altro giorno con un rappresentante di libri che ha un figlio, insomma, che è in classe col mio, e mi diceva: mio figliolo, io sono rappresentante di libri, non legge neanche una pagina, io gli do qualcosa da leggere, lui mi dice non ci capisco. Però è vero questo, cioè la scuola secondo me in questo momento è come fosse tornata indietro, no? E quindi deve fare sempre più da mediazione verso la lettura, perché poi facendo questo, diciamo, questo passaggio, mi sembra che poi i ragazzi, almeno i miei, poi gli ho dato da leggere appunto Calvino e altro così, e si siano un pochino di più riavvicinati al libro rispetto, perché è l'oggetto libro anche che per loro è ormai passato. Loro in realtà leggono tantissimo, perché leggono continuamente, ma leggono cose brevi, leggono sulla rete, e quindi un libro intero per loro è già un ostacolo, no? Quindi la funzione della scuola, e come diceva lei, io lo sto sperimentando, purtroppo a scuola i tempi non ci sono, ma leggere insieme a loro
no? Ad alta voce, con una certa intonazione, cioè come se fossimo ritornati, diciamo, all'Ottocento, però è vero che è tutta un'altra cosa, cioè loro si appassionano molto di più, ecco, è un procedimento più lento, però è una mediazione in cui forse, come diceva la collega prima, il ruolo dell'insegnante in qualche modo dice, ma gli ho fatto leggere una pagina che da soli non avrebbero letto. Grazie molto. Cioè, no, ma per capire, cioè, prima di ridurlo a Twitter hanno letto però il fumetto. Ah beh, allora va bene. Allora va bene. Ah, benissimo, allora, sì. Io no, ma è verissimo questo, cioè che in un certo senso siamo tornati indietro. Sì. In un altro, cioè con una tecnologia pazzesca, però con un'esigenza di ritrovare le ragioni profonde, no? E anche di fargli capire che può essere bello. Questa è la grande scommessa. Io ho un'esperienza analoga con... Che non la vedo, dov'è? Ah, qua. con i miei alunni di un istituto tecnico, degli alunni di terza, abbiamo letto L'incipit del milione di Marco Polo e va bene, le prime righe di presentazione di Rustichello da Pisa, insomma di presentazione dell'opera, io le ho fatte riscrivere, ma in classe, così su due piedi, in stile, quindi contestualizzando e adeguando il registro, in stile social Facebook. Sono venute fuori delle cose splendide che ho premiato con dei bei voti perché veramente c'è stata quindi questa traslazione meravigliosa che un piccolo esempio che ha portato via poco lavoro è stata l'intuizione così del momento, però forse sistematizzandolo potrebbe dare anche questo dei buoni risultati per indurli alla lettura. È confortante per me sentire questo perché appunto... Credo che sia giusto appunto sperimentare, no? Tutte le diverse, appunto non come dire demonizzare queste, appunto. Tra l'altro mi veniva in mente che abbiamo fatto qua degli incontri con Lamberto Maffei, che era il presidente dell'Accademia dei Lincei e che è diciamo il presidente della Fondazione Lincei per la Scuola. E lui faceva un discorso molto interessante sul tema della solitudine, no? Cioè del fatto che questo appunto, insomma, l'uso dei tal, insomma tutto quello che telefonini e company per capirci, spesso significano un aumento di solitudine, soprattutto per i giovani e per gli anziani. Diciamo per i giovani appunto perché magari, ora naturalmente non è sempre così per carità, però diciamo... Ci può essere, come dire, una tale abitudine alla comunicazione virtuale che no, si parla meno. Così. E per gli anziani che magari hanno problemi anche proprio di analfabetismo tecnologico, diciamo. E quindi ecco, lui riprendeva questo tema della lettura anche proprio così come uno degli strumenti, no, per uscire un po' da questa solitudine, diciamo. E sicuramente insomma anche questo che stiamo dicendo è una riprova del fatto che leggere può avere anche questa dimensione di dialogo, no, ma non solo come dicevano Machiavelli e company, ma anche appunto di dialogo interpersonale, ecco. Bene. Va bene, allora vi faccio vedere le immagini che avevo preparato. Questo è uno dei quadri del Cinquecento, vedete c'è questo giovane che solleva il volto dal libro che sta leggendo e che è una diciamo, delle immagini che rendono molto bene il fascino della lettura, quasi l'incantamento diciamo, che la lettura ha provocato. Questa invece è una cosa che mi diverte. Vedete, non innamorarsi di una donna che legge. Pericoloso, c'è una lunga tradizione per cui leggere per le donne è pericoloso. Ah, questa diciamo è una immagine che ha girato molto su internet e vedete che c'è questa signora che ha in mano l'iPad e evidentemente è una riscrittura di un ritratto del Cinquecento, no? In cui appunto abbiamo Laura Battiferri, che era una poetessa e che nello stesso tempo viene rappresentata da Bronzino, vedete, in come Laura,
quindi la donna amata da Petrarca, perché il manoscritto che ha in mano comprende le poesie di Petrarca, però questo profilo un po' terribile, no? Fa venire in mente anche Dante in fondo, diciamo. Questa rappresentazione, no? Per cui diciamo, nello stesso tempo lei legge Petrarca e a sua volta è una poetessa. Quindi diciamo, quello che mi incuriosiva era che per fare la pubblicità dell'iPad, cosa hanno fatto? Hanno recuperato un ritratto del Cinquecento che rappresenta una donna che legge. Non solo una donna che legge, ma che a sua volta è una poetessa. E poi la cosa interessante è che questo ritratto è all'origine di uno scambio di poesie fra lei, Bronzino, perché Bronzino è anche poeta, e altri amici poeti fiorentini nello stesso periodo. Quindi, come dire, c'è il ritratto di lei che legge e questo genera poi a sua volta altri testi, no? Altri testi che commentano il ritratto. Sì? Prego. Certo, grazie. E infatti il Lasca, appunto Anton Francesco Guerrazzini, detto Lasca, che pure era dell'Accademia degli Umidi, è uno di quelli che appunto partecipano a questo scambio di poesie. Questo è un ritratto di Petrarca e qua ci sono delle citazioni. Questo è un manoscritto in cui si vede appunto Petrarca e Boccaccio. La citazione, Poggio Bracciolini. E questa è questa splendida medaglia che rappresenta Alberti. Appunto, vedete che qui appunto lui dice appresso dei quali io posso tradurmi a sera, no? Che è l'elemento appunto che accomuna poi con la lettera di Machiavelli. Questa è la lettera di Machiavelli, questo sono altri testi, ecco, e questo è questo bellissimo ritratto di Erasmo, vedete? E questo è il frontespizio del testo del Ciceronianus a cui facevo riferimento. Ecco, questa è la citazione che dicevo prima. La natura ha voluto che il testo fosse lo specchio dell'animo, sarà mendace lo specchio se non rende la genuina immagine della mente, no? Quello che dicevo prima. Ecco, e questo è lo studiolo di Federico da Montefeltro, che qui vedete in alcune immagini. Ecco, vedete qua, vi dà l'idea, diciamo, di come appunto sotto fossero dietro queste bellissime tarsie, no? Sono gli armadi, diciamo, con le tarsie, fossero custoditi i preziosi codici della biblioteca. E vedete in alto, no? C'è una doppia serie di ritratti di autori antichi e moderni. E questo è un esempio, Aristotele, no? Vedete, tutti gesticolano molto, cioè questi ritratti parlano appunto, no? Parlano, quindi diciamo, purtroppo queste Dante e Petrarca sono bruttini perché sono stati restaurati male, eh? Però diciamo, vedete Petrarca che fa così, no? Tutti hanno dei libri e tutti hanno dei gesti, quindi è proprio come un teatro quasi, no? È come, e questo aiuta appunto a pensare che tu stai leggendo il codice, non so, di Petrarca, no? E lui è lì e ti aiuta a parlare con lui. Questo è Giovio, Paolo Giovio, che aveva beato lui una bella villa sul lago di Como, dove aveva fatto riunire, diciamo, molti ritratti, no? Appunto di scrittori. E quindi anche questo è un esempio, no? Di come questa, il tema della biblioteca, diciamo della lettura, si lega, no, alla collezione dei ritratti. Questo è un passo di Plinio che dice appunto che anche nella Roma antica c'era questa novità di dedicare, vedete, nelle biblioteche ritratti di coloro le cui anime immortali parlano in quegli stessi luoghi. Cioè, già le anime immortali degli scrittori parlano attraverso i libri e in più, no, c'è, appunto c'è questa abitudine di mettere i ritratti. E dice,
vengono raffigurati anche ritratti immaginari, cioè di quelli di cui non si sapevano, e il nostro desiderio, questo è molto bello, il nostro desiderio dà forma a volti non tramandati come è avvenuto per Omero. Cioè desideriamo, no, vedere gli autori e quindi noi gli diamo forma, cioè costruiamo appunto i lineamenti. E questo è Tasso. Vedete l'ultima citazione? E sempre che leggete alcuna cosa di lui, cioè di Petrarca, mi pare necessario che l'abbiate nel pensiero, nell'immaginazione e quasi che il sentiate, perché l'immaginazione è senso interno, appunto. Quindi siamo un po' rischioso. Bene. Allora, grazie. Prossimo incontro. Prossimo incontro lunedì con Ron Johnson. Altro tema. Dov'è? No, è qui. Ah, grazie. Aula Ulisse Dini al Castelletto, cioè nella piazza qua vicino. Vuoi spiegare tu magari dov'è? Allora, la lezione del 6 per problemi improvvisi è stata spostata all'aula Ulisse Dini al Castelletto.